Robertes.it, sesso, sesso, sesso. Dove eravamo rimasti? No, questo è John Cleese, ma ne parliamo dopo. Il senso della vita. Amici immaginari, amici immaginari, amici immaginari. Dove eravamo rimasti? Ci sono sempre stati nella storia del cinema, da Harvey con Jimmy Stewart e il coniglio, a Donnie Darko con Jake Gyllenhaal e una sorta di coniglio, a ovviamente Provaci ancora Sam con l'intellettualino, nuovo Harold Lloyd con l'occhiale, con la montatura nera, nuovo comico, nuovo corpo comico all'interno della all'interno del momento di emancipazione femminile. Poi pensa come è finito il Mr. Woody Allen, con invece il prototipo del maschio forte, dell'uomo che non deve chiedere mai, del Craxi degli anni 80, e cioè Humphrey Bogart, che negli anni 40 aveva creato appunto il modello, no, di virilità, che l'emancipazione della donna non ci pensava nemmeno, quantomeno esteriormente. Poi il personaggio di Philip Marlowe è molto vicino al mondo femminile nei romanzi di Chandler, ma in prova c'è ancora Sam, appunto, c'era c'era l'intellettualino moderno insieme al grande macho dell'hard boiled, e quello era un amico immaginario che doveva dare consigli di virilità, doveva dirti come far l'amore con Diane Keaton, come provare anche a rimorchiartela. Poi anche Ken Loach, che è un uomo molto legato al cinema del realismo, ha fatto un film con l'amico immaginario che era un grandissimo Eric Cantona. Abbiamo visto tanti film con gli amici immaginari, abbiamo visto film anche con i nemici immaginari, anche se It non è particolarmente immaginario, nel senso che è reale, è tangibile, te lo puoi trovare dentro un tombino, e comunque non è l'immaginazione che ti trascina dentro il tombino, spaccandoti le ossa e facendoti passare in una fessura grossa così. Ecco perché Jojo Rabbit di Taika Waititi, scusate per questa seconda video recensione, però mi è piaciuto così tanto rivederlo che lo devo fare. Eravamo a Torino, eravamo in un albergo, qua sto a casa, sto un po' più comodo e sto dentro la grande tradizione del cinema con l'amico immaginario. In questo caso è un nemico della cultura e di un secolo e della storia. Quindi l'amico immaginario di questo bambino tedesco nel 1945 in un paesino che sta aspettando la fine della Seconda Guerra Mondiale è Adolf Hitler, un nostro nemico, un nemico dell'umanità, della storia dell'umanità. Questo è molto affascinante, questo ha provato ovviamente subito a mettere il film di Waititi in una zona pericolosa. Come fai? Lo puoi fare? Non lo puoi fare? Che cos'è la comicità? Tragedia più tempo? E Woody Allen si indignava quando Alan Alda, che è grandissimo in Storia di un matrimonio, lo diceva in Crimini e Misfatti. Woody Allen lo trovava immorale, questa frase di Alan Alda. In realtà Alan Alda aveva ragione, la comicità è tragedia più tempo. Si può scherzare adesso? Gli ebrei sono sempre molto attenti con il loro humor formidabile anche a scherzare sull'olocausto, e noi spesso diciamo che se lo possono permettere più loro, ovviamente, che non noi. È un dibattito interessante che chiunque ami la comicità si è sempre posto, no? Anche io ho fatto un po' il moralista e faccio il moralista sul primo film di Checco Zalone, che trovo un film con una maschera comica assolutamente spregevole e politicamente indirizzata in una zona, poi Checco cambia. Allora, Jojo Rabbit di Taika Waititi ci pone dentro la grande tradizione del cinema con l'amico immaginario, dove l'amico immaginario è un nemico reale della storia dell'umanità, è Adolf Hitler, ma è un Adolf Hitler Monty Python. E qua torniamo a John Cleese, perché Taika Waititi lo interpreta, è lui vicino a questo bimbo, e l'ultima volta ho parlato con Terry Gilliam, gli ho detto: ma non sei contento che Taika stia lavorando all'adattamento televisivo di Time Bandits, uno dei film più belli di Terry Gilliam, scritto con Michael Palin? Perché è uguale a Michael Palin, gli diceva Terry Gilliam, è identico, e Gilliam rideva come un matto e mi faceva sì sì, è vero. Allora, non solo Taika Waititi è uguale a uno dei Monty Python, il più dolce, il più buono, il più diplomatico, il più sir, l'unico che è diventato sir dei Monty Python, Michael Palin, non solo Waititi ha dentro di sé nel fisico, no, un pezzo dei Monty Python, ma fa Hitler come se fosse il protagonista dello sketch della barzelletta più divertente del mondo, dove John Cleese, quello di Sesso, 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 dove eravamo rimasti, si divertiva a fare questi nazisti silly nei movimenti sciocchini, un po'
un po' scemetti, anche un po' effeminati. E quindi molto vicini a un tipo di idea di Adolf Hitler che può partorire la mente di un bambino di 10 anni, perché quello che è magnifico in questo film di Taika Waititi, che racconta la storia di questo piccolo nazista, Jojo Bezzler, Johannes Bezzler, che viene chiamato Jojo Rabbit perché forse non è tanto nazista, forse ha dei problemi con l'uccisione di un coniglio. Torniamo al coniglio, e anche qui, dopo Harvey, Donnie Darko. E allora eccolo un altro film, Coniglio, dove c'è un ragazzino che non vuole fare il coniglio, vuole essere nazista. È un film magnifico perché ci porta dentro la psicologia infantile, ma noi che avremmo fatto al suo posto? E guardate, è un film eccezionale che ha avuto 6 nomination all'Oscar perché noi vediamo nella commedia La bellezza e il terrore, viene citata anche una poesia di Rilke, e Waititi fa un film difficilissimo da fare, dove mescola tragedia, più tempo. È ovvio che oggi possiamo arrivare anche a vedere Rebel Wilson che scherza dicendo: io ho dato la nascita a 18 figli ariani. Vediamo questi nazisti, io l'ho visto in originale, che hanno l'accento, e vediamo anche questo film in inglese con l'accento, con un inglese con l'accento tedesco, e vediamo grandi corpi del cinema occidentale, anglofono, come Sam Rockwell, Rebel Wilson, Steven Merchant, che è stato sodale di Ricky Gervais, che ha fatto Fuoco e Fiamme, no? Agli ultimi Golden Globe, come ben sapete. È un gran bel film in cui in questo paesino tedesco ci sono tutti questi corpi comici della comicità inglese e americana che vengono giostrati benissimo da Taika Waititi, che fa questo Hitler molto buffo che mangia l'unicorno, che cammina appunto come la Silly Walk dei Monty Python, che è uguale a Michael Palin con i baffetti, e che è l'Hitler di Jojo. E quindi è anche un Hitler simpatico a volte. Perché? Perché non è Hitler, è l'Hitler di Giorgio. E allora Amelio ci ha portato dentro il delirio della mente di Bettino Craxi nel bellissimo Mamma Mia. Qui entriamo nel delirio della mente di Giorgio, il quale è circondato da donne molto belle, molto forti, una mamma, una ragazza. La mamma è una splendida Scarlett Johansson, io sono felicissimo. Felicissimo che la Johansson abbia avuto 2 nomination all'Oscar, uno come attrice protagonista per Baumbach, uno come attrice non protagonista per Jojo Rabbit, è una delle 6 nomination perché è questa mamma paziente che sa che deve aspettare. Quanto vogliamo bene alle nostre madri pazienti? Ci hanno sempre aspettato, ci aspettano, ci aspetteranno anche i nostri padri. Però già il passaggio dall'infanzia all'adolescenza crea dei problemi e noi ci trasformiamo, diventiamo dei mostri, ecco perché ci piace l'horror in quel momento. Ma pensate un po', che pazienza, che doppia pazienza ci vuole per una mamma che sta aspettando la fine della Seconda Guerra Mondiale, che ha una sua agenda politica, che ha una sua ideologia molto diversa da quella del figlio, però lo aspetta, sa benissimo che ha 10 anni. E allora, in questo modo, Taika Waititi ci vuole dire anche a noi spettatori: ma come puoi giudicare, Giorgio? Attento, spettatore occidentale che dice che questo è politicamente scorretto, che dice che questo film è ruffiano. Ma tu, se ti fossi trovato in quella situazione con tuo figlio che sclera, che sbrocca, che si veste da nazista, ma non avresti aspettato la fine per magari portarlo al fiume e parlarci? Lei lo fa nel film. E lo fa anche una bambina, un'altra donna splendida, che è una bambina ebrea nascosta dalla famiglia del piccolo nazistoide. E allora ecco che Giorgio avrà dei problemi perché c'ha l'amico immaginario e poi c'è un'amica reale, che forse è anche una donna di cui potrebbe innamorarsi, la piccola ebrea, interpretata alla grande da Thomasin McKenzie. È un film splendido, è la seconda volta che lo video recensisco dopo Torino, è stata l'apertura di Torino, ha avuto 6 nomination all'Oscar. Film, giustissima, attrice non protagonista, Scarlett, grandissimo. Sceneggiatura adattata, Taika Waititi ha addirittura diminuito l'età del personaggio protagonista del romanzo di Christian Leonens, dove lì era adolescente, l'ha portato a bimbo e l'ha migliorato così. Sceneggiatura adattata dovrebbe veramente, per me, merita nettamente superiore ad altre. Va bene, non citiamo altri film. E costumi un po' Wes Andersoniani, cioè Waititi ha bisogno di un paesino tedesco frizzante, ma addirittura pensate, ci sono dei soldati tedeschi che vorrebbero essere ancora più frizzanti nel loro vestirsi. Ed è il personaggio splendido di Sam Rockwell, che è in bilico, che sta bevendo e che vorrebbe esplicitare la sua sessualità, cosa che non ha mai potuto fare. Bellissimo. Protagonista di un atto di eroismo. Possibile! Ah, ma come può un nazista fare così? Ma ragazzi, ma come ci siamo ridotti se pensiamo queste cose? Ma la vita è complessa. E voi pensate che ai nostri amici tedeschi
siano stati tutti degli schifosi vermi spregevoli. È accaduto, noi dobbiamo fare in modo che non accada mai più. Questo film è perfetto per raccontarci in modo intelligente come è possibile che non accada mai più facendo film di questo genere. Scenografia e montaggio. Queste sono le 6 nomination all'Oscar per un film che ha trionfato a Toronto come premio del pubblico e è andato bene al BAFTA. Ha avuto due nomination, la vediamo com'è. Ha avuto due nomination ai Golden Globe, non ha portato a casa niente, però insomma ha già vinto Taika Waititi. Io mi ricordo che leggevo su Empire di Eagle vs. Shark, leggevo queste recensioni in questa bellissima rivista inglese, leggevo e mi chiedevo: ma chi è questo signore? Perché mi piacevano le recensioni che leggevo su Empire nel 2007 di questo Eagle vs. Shark. Era il primo film di Taika Waititi, che non è ovviamente stato spezzato dalla Marvel. Ha avuto un percorso molto, molto affascinante partendo proprio da Eagle vs. Shark e poi Vita da vampiro che trionfò a Torino, vinse un premio importante e poi Selvaggi in fuga e poi Thor Ragnarok e poi Jojo Rabbit e poi Time Bandits, fallo Time Bandits perché ho detto a Terry Gilliam: ma dai, su, è uno di voi Taika Waititi, è uguale a Michael Palin, ma non sei felice che possa fare eventualmente la versione televisiva di uno dei film più belli dell'infanzia che ho mai visto e che ho avuto la fortuna di vedere quando ero nell'infanzia, che è I Banditi del Tempo di Terry Gilliam, sceneggiato insieme a Michael Palin, con Michael Palin e anche John Cleese in una piccola parte, ma non era un film dei Monty Python, si stavano già sciogliendo. Ok, Jojo Rabbit, Taika Waititi, Hi Hitler, Hi Hitler, Hi Hitler, 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 Hi Hitler, Hi Hitler, Hi Hitler. È già nei primi 10 minuti è così bravo Waititi che mette il tono. Questo bambino cerca disperatamente Hitler, cerca disperatamente di essere quello che forse nel suo animo umano, come sa la splendida mamma di Scarlett Johansson, forse non può essere perché forse Giorgio è irrimediabilmente buono, è irrimediabilmente non uno di loro. Che gran film che ha fatto Taika Waititi. Jojo Rabbit alla seconda visione mi è piaciuto ancora di più. Subscribe, amici immaginari, Jojo Rabbit, be bad. Ciao!